Sono Roberto Di Paolo, il presidente della Fondazione Vincenzo Di Paolo. Mi trovo nella sala Vanvitelli dell'Avvocatura dello Stato per la 17ª edizione del premio Ragioni della Nuova Politica. Come ormai da anni, la Fondazione Di Paolo si impegna a realizzare ogni anno l'oggetto del premio, che ripeto, non è una scultura, non è un trofeo, non è una targa, bensì è un'opera d'arte che la Fondazione Di Paolo affida ad un importante artista per realizzarlo per la manifestazione stessa. Quest'anno è stato scelto l'artista Benedetto Robazza. Due parole su Benedetto Robazza, scultore a livello mondiale, con opere in Casa Bianca, con opere all'UNESCO, con opere all'ONU e un po' in tutto il mondo. Anni fa questo premio fu realizzato da un artista belga, Martin Goyens. Non ricordo esattamente l'anno, ma era... Quanti anni fa questo premio che fu realizzato da te, Martin Goyens? 5 anni fa circa? No, 3 anni fa, Martin? Penso, 3 anni fa. Martin? 3 anni fa. Ah, 3 anni, no, di più, 3 anni. No, non credo. Consideriamo 3 anni fa. Quindi, come hai fatto? Hai interpretato anche tu? Ho interpretato, sì, la colomba. Ho interpretato. La colomba fatta in metà acrilato. Anche lei è un'artista di spessore internazionale perché ha avuto delle opportunità di esposizione, per esempio alla Commissione Europea nel 2010, mi pare, all'American Cup a Valencia, diciamo ha un curriculum piuttosto importante. Quindi anche lei fa parte del team della Fondazione Di Paolo, unitamente ad altri artisti. Ricordo che lo scorso anno invece l'artista che proponemmo era Tonino Maurizi, oggi è a Parigi, ma appena rientrato dalla Cina, dove è stato a suo tempo invitato per i 70 anni della Repubblica Cinese.